Video News di lunedì 21 agosto 2023, questi i titoli. Carabinieri aggrediti a Macerata e Matelica. Fiastra, una targa per ricordare Dario Conti. Tolentino adotta un 14enne della Guinea. Infine per lo sport, l'addio delle Marche a Carletto Mazzone. Bentrovati, apriamo come sempre con la cronaca. Partiamo da quanto accaduto questa notte a Camerino con un incidente che ha coinvolto tre auto e che ha costretto all'intervento dell'elisoccorso. È avvenuto appunto nella notte di domenica intorno alle ore 22 lungo la strada provinciale 132 Camerino. Sferce ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, i cui rilievi spettano ai carabinieri della compagnia di Camerino. 10 persone in tutto sono rimaste ferite, 2 in condizione di particolare gravità. E da Camerino andiamo a Macerata, dove ci sono stati attimi di tensione durante un intervento delle forze dell'ordine. Un uomo extracomunitario armato con un oggetto contundente è stato arrestato dai carabinieri con il supporto della polizia in via Francesco d'Assisi dopo aver minacciato i militari. I carabinieri erano intervenuti nei suoi confronti per un controllo. E un episodio simile si era verificato pochi giorni fa a Matelica, scatenando quindi anche le ire di Unionarma. Esprimiamo massima solidarietà ai colleghi intervenuti a Matelica e Macerata per l'ennesima grave aggressione che va a allungare l'interminabile e drammatica lista dei feriti fra gli appartenenti alle forze dell'ordine. Così Antonio Ernesto, segretario generale provinciale aggiunto vicario di Unarma, provincia di Macerata, dopo il fatto avvenuto appunto a Macerata e quello avvenuto nei giorni scorsi a Matelica, sempre ai danni di altri carabinieri. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di una questione che sta preoccupando anche le Marche, ossia il caro benzina. È intervenuto anche il presidente di CNA Macerata, Maurizio Tritarelli. Ascoltiamo. Con i prezzi dei carburanti fuori controllo si fanno sentire le associazioni di categoria. Il presidente CNA Macerata, Maurizio Tritarelli, sottolinea le ripercussioni dei rincari di benzina e gasolio su interi settori produttivi. L'impatto negativo è rapidissimo sulla logistica, sul manifatturiero, sui servizi, sul turismo e su molti altri settori. Pesa sull'intero sistema produttivo italiano, che già sta attraversando diverse difficoltà a causa dell'altissimo costo del denaro. Questa volta, prosegue il presidente di CNA, si tratta di una crescita in controtendenza con i costi energetici che ormai da mesi sono in calo. L'obbligo di esposizione dei prezzi medi non ha destato nessun effetto. Sono necessari interventi urgenti perché famiglie e imprese oggi sono in difficoltà. Dopo oltre un anno di calo costante del numero delle imprese in provincia di Macerata, precisa Tritarelli, assistiamo negli ultimi tre mesi a una piccola ripresa. Da maggio a luglio di quest'anno le imprese del turismo hanno fatto registrare un più 1,5%, più 1,8% per le imprese dei servizi di informazione e comunicazione, più 0,5% nel trasporto e più 0,3% nella manifattura, ma se non si interviene prontamente assisteremo a un autunno con indici di nuovo negativi. La proposta è stata avanzata dalla CNA nazionale e raccolta in tutti i territori. La nostra associazione raccoglie i dati ed elabora proposte concrete, conclude Tritarelli. Per ridurre il costo alla pompa dei carburanti, riteniamo necessario che il governo intervenga con un taglio del carico fiscale su benzina e gasolio, utilizzando l'extragettito e al tempo stesso intensifichi i controlli per stroncare comportamenti speculativi. Dal caro benzina all'invecchiamento entreranno presto in servizio all'IRCA di Ancona 40 nuovi ricercatori e collaboratori che si dedicheranno alla ricerca sull'invecchiamento. Con l'assunzione dei giovani professionisti viene potenziata l'attività progettuale dell'ente, la cui rilevanza è riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Vengono quindi anche poste le basi per la formazione di personale specializzato che si occuperà della ricerca sull'invecchiamento nelle Marche a 360 gradi. A proposito di regione, il Forum Marche interviene per quella che definisce una modifica pericolosa della norma regionale sul gioco d'azzardo patologico e le dipendenze, che mette a rischio le famiglie marchigiane. Le modifiche, dicono da
al forum alla legge regionale 3 del 7 febbraio 2017, approvate il 25 luglio scorso dal Consiglio regionale delle Marche, che abbassano le distanze delle sale giochi dai luoghi sensibili, destano la forte preoccupazione di tutti noi. Queste le parole del presidente del forum e delle associazioni familiari delle Marche, Paolo Perticaroli. E dalla questione gioco d'azzardo passiamo a un'altra emergenza che in verità non è mai finita, quella dell'alluvione che ha colpito la nostra regione nello scorso anno, con il PD che passa all'attacco. Ascoltiamo. Il 15 settembre è vicino e a quasi un anno dall'alluvione è evidente lo stato di abbandono in cui versano i territori dell'entroterra anconetano e pesarese colpiti. Legna negli alvei di fiumi e torrenti, decine di ponti chiusi, strade inagibili, frane su cui intervenire, lo dice il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mastrovincenzo. Le attività di ripristino vanno fortemente a rilento a causa della gestione totalmente sbagliata della giunta Acquaroli. Manca un progetto coerente e la somma urgenza è erroneamente tradotta nel lavoro di qualche scavatore nel fiume, tanto che poi in alcuni casi si sono dovuti più volte seguire interventi nello stesso tratto a seguito delle piene registrate a gennaio, marzo e maggio. Le risorse stanziate dal governo per la copertura dei danni, 400 milioni in 3 anni a fronte di una stima che va oltre il miliardo, sono davvero poca cosa e per ora solo 96 milioni sono arrivati nelle Marche, parte dei quali ancora inutilizzata. Questa è la sensibilità del governo Meloni verso la nostra regione. Da tempo avanziamo nostre proposte, a partire da un progetto organico di mitigazione del rischio che, ad esempio, già esiste per il fiume Misa. Le somme di denaro utilizzate finora avrebbero potuto essere spese per un progetto complessivo che limitasse il rischio. Quale copertura finanziaria dobbiamo poi attenderci per enti locali, cittadini e imprese, data l'esiguità di risorse stanziate? La giunta regionale non ha neanche ipotizzato un criterio di riparto. Andrebbe alimentato, continua il PD, un coordinamento costante con i sindaci. Infine, per quanto riguarda il sistema di allerta, in Emilia-Romagna in via sperimentale è stato adottato l'ITA Alert per avvisare immediatamente i cittadini in caso di gravi emergenze o catastrofi, inviando messaggi ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica. È tempo che anche nelle Marche si sperimenti questo sistema. Nella scorsa legislatura esisteva un modello simile, accantonato inspiegabilmente dall'attuale amministrazione regionale. Se dopo un anno non è cambiato nulla nei territori alluvionati, di certo non sta andando meglio ai territori colpiti dal sisma nel 2016. Dopo 7 anni torna, anche per riportare l'attenzione proprio su quei luoghi, il cammino solidale del jazz per le terre del sisma, l'evento di trekking, musica, cultura e solidarietà sul territorio che è stato colpito dal terremoto del 2016, che è organizzato dai Jazz Musicando Jazz Fara Music in collaborazione con il comune di Camerino, il comune di Norcia, il comune di Amatrice, l'università di Camerino, la Contram e la Proloco di Camerino. 3 giornate in programma: venerdì 25 agosto a Camerino, sabato 26 agosto a Castelluccio di Norcia e domenica 27 agosto a Amatrice. E ancora sui territori del sisma, è stata scoperta nei giorni scorsi a Fiastra, sul ponte lungo la strada provinciale 47 che unisce le due sponde del lago, una targa commemorativa dedicata a Dario Conti. Un atto dovuto e fortemente sentito per ricordare la figura di un uomo, un amministratore, ma soprattutto un amico che tanto ha dato al territorio montano della provincia di Macerata. Queste le parole del sindaco di Fiastra, Sauro Scaficchia. E da Fiastra andiamo invece a parlare di nuovo di regione, con una serata tutta dedicata alle Marche, con un particolare focus alle aziende. Notte dell'Orgoglio Marchigiano è alla sua 23ª edizione, è un punto fermo per il Fermano, per l'estate fermana, ed è un evento che è cresciuto in maniera esponenziale nel corso degli anni. Un plauso naturalmente va al sindaco, all'amministrazione comunale, a tutti gli organizzatori, perché questo evento è un'eccellenza per la promozione
dei nostri big a livello regionale. Per quanto riguarda la regione, è sicuramente vicina a questo evento perché è uno degli eventi più importanti per promuovere le nostre eccellenze. Parliamo di un premio importantissimo perché... Dottor Randolfi, la ricerca è l'arma in più per poter combattere appunto l'avversario e la concorrenza. La ricerca è sicuramente l'arma in più, ma quello che conta è la tenacia, è credere nei progetti, avere uno staff operativo di collaboratori con cui poter fare affidamento, e oggi non è una cosa così scontata. Poi abbiamo, grazie a degli investimenti, anticipato i tempi e abbiamo riscosso veramente un ottimo successo con questo materiale che è diventato riciclabile. Quindi abbiamo fatto quello che fa un po' la natura: utilizzare le risorse per l'imballaggio in campo alimentare e farmaceutico, poterlo riciclare e ritornare ad essere utilizzato ancora un'altra volta. Bioedilizia è il tema del momento. La bioedilizia è il tema del momento, lo sarà sempre, lo sarà per i futuri anni. Quindi noi siamo al centro di questo trend, siamo al centro con questi materiali che chiaramente sono il massimo in termini di sostenibilità, perché il sughero è un materiale naturale in quanto si autoricicla, ogni 10 anni si autorigenera, e autorigenerandosi da sempre materia prima nuova senza dare danni all'ambiente, no? Da tagliare gli alberi e quant'altro. Quindi è un materiale totalmente circolare e naturale. Sono davvero felice di essere qui e ringrazio chi ci ha premiato. È molto bello vedere che Intreccio Vivo pian piano sta arrivando a più persone possibili in Italia e anche nel mondo. Si stanno accorgendo pian piano che le nostre lavorazioni sono davvero sostenibili e siamo una squadra di giovanissimi, quindi un'azienda fresca, dinamica, con un occhio proiettato nel futuro e con un altro invece ancorato ben stretto al passato. Con le eccellenze che noi abbiamo dobbiamo preservarle e conservarle, dal rapporto di vita che si vive nei paesi alle eccellenze no gastronomiche, alle aziende come la FIAM che io rappresento, che sono aziende ancora a carattere familiare, che nascono dalla passione dei fondatori e con orgoglio e con tenacia superano, diciamo, tutte le difficoltà che poi il mercato comunque anno dopo anno pone di fronte. Questa startup nasce da ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche che hanno voluto invertire il paradigma di misurazione. Questo drone, quindi questo laboratorio itinerante, va a posizionarsi direttamente dove il problema c'è e risolve il problema direttamente sul posto. Quante persone sono state coinvolte in questo progetto? Allora, a livello di persone noi ci avvaliamo sempre del nostro team operativo, che è un giro molto stretto di ricercatori, che però si avvale anche di figure competenti nell'ambito anche dell'analisi di business, anche la parte, diciamo, della tutela legale, perché è molto importante il trattamento di informazioni che vengono recepite con i droni, eccetera. Quindi noi ci avvaliamo anche di partner sul territorio in modo appunto di creare anche occupazione e collaborazione e rete attraverso aziende. Questa serata parleremo ancora con Servizi, che manderemo in onda nei prossimi giorni. Intanto l'azienda sanitaria territoriale di Macerata ha prorogato per un periodo massimo di 12 mesi i contratti per nuove professionisti del ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale che erano in scadenza nei mesi di agosto e settembre. Si tratta nello specifico di 4 figure del ruolo sanitario, 2 psicologi, un ortortista e un educatore professionale delle professioni sanitarie della riabilitazione, e di 3 operatori tecnici dell'area del personale di supporto, oltre a un coadiutore amministrativo e un ingegnere clinico. E dalla sanità parliamo invece di sociale, perché l'amministrazione comunale di Tolentino ha risposto a un appello della prefettura di Macerata per l'affidamento temporaneo di uno dei 5 minori
giunti in Italia non accompagnati, assegnati a Macerata, che in queste ore è arrivato in città per essere ospitato in una struttura idonea individuata dal sindaco Mauro Sclavi e dal personale dei servizi sociali di Tolentino. A proposito di Tolentino, nello scorso fine settimana è stata aria di festa. Vediamo. Andava a piedi nudi per la strada, mi vide come un'ombra, mi seguì. Col viso in alto di chi il mondo sfida e tieni ai piedi un uomo come un sì. Dopo 7 anni torna la festa a Regnano, davanti alla chiesa, perché purtroppo la chiesa è ancora lesionata. Però non si è perso molto, perché noi abbiamo ascoltato una messa con uno spettacolo alle mie spalle che è veramente ciò che è vicino a essere divino, secondo me, sono le nostre vallate. Quindi è l'inizio di una, spero, una lunga serie di iniziative, perché queste contrade vivono proprio perché le persone si danno molto da fare. Le persone che si danno da fare vestono una maglietta che li inorgogliscono di poter lavorare e vivere in questa terra. Come amministrazione comunale abbiamo patrocinato queste iniziative, anche perché sia Regnano sia l'altra Paterno qui vicino sono sicuramente delle location che hanno sempre dato delle feste alla propria città. Per cause diverse, fra il terremoto e il Covid, si sono fermati e adesso si riparte, quindi la vita è fatta così, è l'unione delle persone che fa la vita, quindi speriamo che anche qui a Regnano questa unione di persone che vogliono farsi festa riescano a farlo anche con l'aiuto dell'amministrazione. Il comitato dei festeggiamenti di Regnano è fatto da tantissime persone, da tanti ragazzi che si sono ritrovati dopo 7 anni, in realtà, quindi dal 2016, perché la Chiesa di Regnano in Festa è una manifestazione che viene da lontano e viene nello specifico da quando la ricordi io, dal 1996, e poi piano piano siamo ripartiti, abbiamo ristrutturato la chiesa dopo il terremoto del 97 e ogni anno era un piacere ritrovarci con tutti gli abitanti della zona per poter avere un momento conviviale. Ci siamo dovuti fermare perché il terremoto ha un po' sconquassato le nostre vite e la contrada, perché fa parte del comitato di quartiere di Colle Redentore e di Paterno Sant'Angelo. Quella di Regnano forse è stata quella un po' più messa in difficoltà, perché in tanti ci siamo dovuti trasferire a Tolentino per via delle nostre case inagibili. Poi la pandemia ha fatto tutto il resto, quindi gli anni si sono prolungati. Quest'anno, un mese fa, ci siamo seduti intorno a un tavolo, ci sono dei ragazzi che sono stati desiderosi di voler ripartire e ricominciare, anche per dare un po' di cambio a noi che siamo un po' più adulti. Quindi stasera è una semplice cena con una manifestazione, con lo spettacolo teatrale degli Spiritusi, che ringrazio personalmente a nome di tutti, con Roberta Viagiola che farà degli intrattenimenti musicali. L'idea è quella di tornare con la classica data che avevamo già dallo scorso anno, immediatamente dopo la contrada di San Giuseppe. Abbiamo già fatto richiesta al comune, quindi se i presupposti sono quelli di questa sera e di quello che si vede alle mie spalle, perché no, probabilmente potremo ripartire. Sicuramente la contrada di Regnano nella sua tradizione potrà continuare come ha sempre fatto, e sarebbe anche bello, come ha già iniziato a fare il comitato di quartiere, per raggruppare tutte le zone. Quindi probabilmente non solo Chiesa di Regnano in Festa che ritornerà e si manterrà, ma anche molto di più, perché c'è un comitato e un presidente molto attivi. Quindi grazie a tutti per la partecipazione. La notte lei dormiva sul mio petto, sentivo il suo respiro su di me, poi mi dava i calci dentro al letto, c'è ancora il suo sapore di cuore.
Ora Tolentino prosegue questa sera, lunedì 21 agosto alle ore 21:15, la rassegna di cinema all'aperto Chuck si sogna, che è ospitata al campetto dell'oratorio Don Bosco. L'iniziativa è promossa dal Comune di Tolentino in collaborazione con Officine Mattoli e l'oratorio Don Bosco, che ospita le proiezioni. Si ricorda che l'ingresso è gratuito, è aperto a tutti. Il terzo film che verrà proiettato e selezionato per la rassegna è Yesterday, con regia di Danny Boyle. Da Tolentino parliamo invece di turismo accessibile, perché hanno preso il via le attività del progetto Marche for All, gestito dalla TS15 con la Regione Marche nell'ambito di un programma della Presidenza del Consiglio dedicato al turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. L'obiettivo è unire accessibilità, natura e cultura per promuovere bellezze poco conosciute, consentendo anche alle persone disabili e ai loro accompagnatori di godere dei percorsi dei comuni della TS15 a Pignano, Corridonia, Macerata, Mogliano, Monte Cassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaia. Questa era la nostra ultima notizia per quanto riguarda le video news. Prima dello sport andiamo a vedere che tempo farà per la giornata di domani. Il meteo per martedì 22 agosto 2023, cielo sereno, precipitazioni assenti, temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti di brezza tesa inizialmente occidentali, mare quasi calmo, poco mosso nel pomeriggio.